Buongiorno signor. Ma potete vedere? Sono circondato dalla tempesta di vento. Però mi era rimasto qualche bibliotico già vivo. È un peccato non trovarlo. Ho trovato questo posto, diciamo, dove si può pescare. Anche se potrebbe aumentare il mare, se aumenta scappiamo. La canna, come vedete, balla. Vediamo che succede, se non volo pure io a mare. È proprio brutto, Vabbè. Via. Vento, comincia solo la tempesta, praticamente attorno di me.
Thank you.
ragazzi, ho provato fino in culo al mondo. Amore, peccato, ho lasciato la tizzana aperta, vediamo. Un miracolo ci vuole, ragazzi. Grossa, era grossa, porca puttana. Adesso muriamo. Niente, alla fine tiro io, tiro lei. Vi faccio vedere qual è stato il reale problema. Andiamo là. Il problema è stato, vi faccio vedere cosa ha fatto. Io ho lanciato, guardate quello scoglio lì, purtroppo per ripararmi ho dovuto lanciare a sinistra di questo scoglio, ero proprio lanciato lì una ventina di metri più avanti. Lei probabilmente da lì, no, probabilmente sicuro, perché l'unico posto dove poteva andare in cagliare sarà andata a fare il giro su quello scoglio lì. E praticamente abbiamo perso, credo, un'oratone, per come è partita con tutto il vento. Peccato. Vabbè, purtroppo appunto per ripararmi devo stare in questa conca dal vento, perché ce l'ho sia da destra che da sinistra. C'era poco da fare, l'unico modo per ripararsi era questo. Però l'ho perso. Va bene, per oggi
io vi saluto così perché sto smontando, sono troppo nervoso, anche perché sarei potuto rimanere un'altra ora. Signori, ci ho provato in tutti i modi, come avete visto, mi sono pure allargato un po' più in là sperando che di riuscire appunto a disincagliare. Peccato, grossa era, peccato. Ciao raga, alla prossima, dai Isa.